sveglia più tardi del normale, ma oggi è anche venerdì. 3. Oggi è particolare perché è 3-3-2023. Oggi è il giorno dei 3. Ecco, se era il 2033 o se era il 3033 o il 3333 era tutto un 3. 33 trentini entrano a Trento, tutto il 33, tutto il lato. Vi ho fatto vedere anche che so la filastrocca o lo scioglilingua. Eccoci qua. Allora, vi farei anche vedere che ora è, ma tanto, cioè, anche che sono quest'ora qua, mi frega un poco niente, perché comunque non è che posso denunciare il fatto che ho fatto. Infatti ho fatto un casino oggi, le temperature pazzesco, perché a un certo punto ho timbrato due volte l'uscita. Però, al netto di questo, il fatto è che non è... promosso la ripresa delle SD, non mi va a caricare indietro, no, anche no, però insomma, nel senso, è meglio che se ok ce l'ho. Ok, stavo dicendo, il discorso è che praticamente, ecco, in teoria forse dovrei aver fatto 4-5 ore, comunque meno di 7 sicuro. Ecco, anche se ho fatto un bordello, hai sentito che bordello? Per cui vabbè. Io sapevo che era giovedì, gnocchi. Gnocche in questo caso. Mamma mia, veramente vegan nastro. C'è anche solo qualche bestemmia, lo speriamo di non dirla nel corso del se no, oltre a montare la sigla di inizio e fine e mettere il loghetto, mi tocca dopo qualche bipparlo e se è del lavoro in più, per cui direi anche no. Giocano con gatto forse, vabbè. E quindi ecco, speriamo che ci limitiamo alla figa e non anche da stamattina che insomma, vabbè, a parte mi sono svegliato con la mia amorosa, per cui insomma, ecco, diciamo che ogni mattina è sempre figa, per cui già questo. Quindi questo in più, insomma, devo ammettere che oggi, insomma, vabbè, a parte questo, sì, in realtà esco molto più tardi di quello che dovevo uscire, perché purtroppo, come forse avrò detto, tra vari compiti, allora, ci sono varie possibilità, cioè nel senso che vedo referenti di settori che intascano quei due chicchi di riso in più di stipendio rispetto, diciamo, a un normale impiegato, e aspetta che mi stava cadendo le cuffie, e dicevo, quei mezzo chicco di riso in più, e detto, ne vedo diversi che prendono e non mi sembra che siano molto collaborativi. No, collaborativi no, cioè sbagliato il termine. E, cioè, boh, mi sembra un po' una situazione di settore un po' anarchica. Ecco, non sto parlando del mio ufficio e non sto parlando nemmeno della mia area. Si è ben chiaro, ecco, perché sennò dopo magari qualcuno si potrebbe sentire citato. Ecco, non sto parlando di questo e nemmeno di alcune colleghe. Ecco, assolutamente sto parlando così, insomma, un po' in generale. Però può essere pure che magari io non sono dentro, per cui magari ci sono delle logiche di settore, cose.
secondo me invece appunto la logica di settore, poi diciamo che finché avevo dei colleghi che erano molto poco collaborativi, diciamo che era un po' più difficile, ecco, nel senso ci provavo, ma vabbè. Adesso invece col fatto che ho dei colleghi, gli ultimi sopravvissuti rimarranno solo in tre, infatti in quel numero siamo, e, diciamo estremamente invece collaborativi, molto, ecco, devo dire che si sta sviluppando comunque una buona squadra, quello sì. E, ecco, se fosse un po' più larga, ma non perché non sia valida, è perché purtroppo siamo così, all'acqua, no, alla gola, proprio ci ha passato sopra, e per cui insomma, ecco, bisogna un attimo, ecco, sarebbe meglio un po' per tutti, e che, cioè, per ora, anch'io, cioè, io adesso sto facendo queste cose. Oggi sono entrato anche più tardi, ecco, anche, mi sono anche dimenticato di dire questa cosa, perché comunque ho da recuperare ore che già ho stradetto, e quindi questo, ma il problema è che, cioè, non dovrebbe succedere sta roba, cioè sì, ok, va bene recuperare, ma perché magari un giorno fai qualcosa di più, ma dovrebbe essere un giorno, no? Arrivare a 228 giorni e giorni, ore di più. Quindi questo è il problema. Stavo dicendo altra cosa, quindi, che volevo dire è che quindi, ecco, quindi siamo arrivati a questo punto. No, ah, ecco, mi ero perso. Ora mi sono ritrovato. E non c'è il Caigo, per cui non sono perso per Caigo. Lo so, vabbè. Un'espressione molto di qua. Sicuramente arriverà qualcuno che dirà: tu non sei posto, quindi si sente, vabbè, sti cazzi, cioè, io penso che anche chi, come, c'è gente che va, andiamo a Londra a imparare la lingua, voglio dire, allora quelli che fanno, arrivano e già sono, come si chiama, sono già lingua madre, no? Cioè, la professoressa d'inglese, professoressa, per cui insegnava, tutte, cioè aveva un perfetto inglese, con uno ce l'aveva con accento ternano, non a caso ho detto ternano, ecco, però si sentiva proprio fortissimamente, e l'altro, e un'altra c'aveva invece un perfetto accento bergamasco, insegnante inglese. Ah, che fai, quello lì allora niente? Ecco, per cui insomma, diciamocela tutta, sicuramente poi negli anni magari parleremo un po' così, cioè, ho una zia che, sorella di mia nonna, che da piccola adolescente, grosso modo, se non ricordo male, è andata a vivere nord Italia, e da alleronese, diciamo abbastanza pura, perché è proprio nata, anche lei è nata ad Alderone, e è andata a vivere, insomma, per vari motivi, insomma, nel novarese. È tutto un ne, voglio dire, e adesso insomma c'è molto, sicuramente, magari se io vado là, magari se fossi di quella zona, magari me ne renderei conto che non, che è un'immigrata, anche se
che appunto sono passati non so quanti decenni, ecco, che è là. Però diciamo che per me invece io mi accorgo che non è che insomma, e qui probabilmente anche magari chi sta giù magari mi dice: ah, tu parli ormai, vabbè, no. Però comunque, a netto di questo, facendo discorso del referente, poi aspetterò un 6 sperando che ci sia, e non lo so, io stora qua faccio raramente. E le stavo dicendo, il discorso insomma, ecco, io invece intendo fare il referente di settore, quindi coordinare per l'appunto come dovrebbe essere la regola d'ingaggio, e coordinare i miei colleghi. Quindi ogni venerdì io faccio un resoconto della settimana prossima, cioè cosa seguirà chi seguirà cosa, ecco, riformulato la frase. E quindi ecco, e quindi questo, e boh, ma c'è il 6, ci sarà un 6, che ore sono? Aiuto, che ore sono? 35, ecco, per appunto, se c'era il 6 ce lo siamo persi per un niente, vabbè. Ah, signore, vabbè, fa niente. E ma solo che adesso mi sa che devo prendere il 7. Cazzo, vabbè, devo prendere il 7 adesso, ci rivedo, perché mi sa che questo qua non sì. A parte posso andare forse a prendere il treno, che forse arrivo un pelino prima. Adesso vedo se c'è, perché se c'è vado a prendere il treno, so. Allora, magari se collaborassi il mio telefono. Sì, 57, dai, almeno così arrivo un pelino prima. Piuttosto che stare, sì, perché sennò qua arrivo dopo domani. Allora, nel frattempo che magari cammino, sperando che di non venire investito. Ok, andiamo. E quindi ecco, quindi venerdì è così. Il problema è che nel frattempo, in questi giorni, sono arrivate una serie di mail cui io non ho risposto, ma ho visto che erano arrivate. E che succede? Che praticamente, siccome diversi erano proprio di eventi, onde evitare di, ho preferito rispondere prima per bene, sistemare per bene, vedere di cosa si trattava, e poi dopo vedere, perché poi ovvio se c'era qualche cambiamento, che potevo fare? Ah beh sì, se non faccio il biglietto. Così stamani sono venuto col treno e torno col treno, che pare giusto. E però farò abbonamento dell'autobus. Vabbè. Sì, però la serie almeno arrivo prima, perché sennò è un disastro. Sennò è un disastro. Ok. Vabbè, andiamo, va. Andiamo a prendere il treno. Il treno. Vorrei far vedere, sì, notte, ma dubito che si vede, che si potrebbe vedere qualcosa. No, vediamo se ce la faccio. Vediamo. Non lo scopriremo quando monterò il video. Anzi, quando avrò montato lo riascolterò. E poi adesso ci ripenso, io non c'ho manco pronto mezzo puntata di onorato nel frattempo, per cui adesso torno a casa, mangio, faccio quello che devo fare, e poi toccherà che monto almeno qualche video di onorato, almeno un paio, ma dopo
il resto si farà, ma toccherà. Questo appare una buona nostalgia, questo caso. Scusate, cioè vi faccio vedere che sono, vi faccio sentire, vi faccio vedere che sono proprio un maiale. Vabbè, è una star famosa, penso anche chi non ha visto i suoi video, penso che la conosce. E tra parentesi, io non l'ho visto perché non mi piace molto, però è abbastanza famoso. A me, scusate, però mi piacciono quelle voluminose, quelle lì senza tette, no, non è che proprio mi entusiasmano. Soprattutto quelle, ecco, senza tette, poi. Vabbè. Non mi ricordo più, ma adesso mi sono perso per il discorso. Ah sì, devo insomma montare un po' di video, oltre al fatto devo montare lunedì docufilm prossimo, in realtà potrei anche incominciare a darmi una mossa, per esempio cominciare a montare anche tutti i prossimi, però vabbè, e quindi questo. Poi toccherà che risponda un po' anche di altre mail, perché c'erano anche robe un po', tipo una richiesta per settembre, ecco. Però ho fatto, vabbè, faccio finta di non averla vista, perché voglio dire, boh, adesso mi sto a ammazzare per rispondere, poi per una roba a settembre, cioè penso che si aspettano 2 giorni, penso che non è la morte di nessuno. E quindi va bene. A proposito, allora, la prossima settimana facciamo lunedì a Casina, quindi diciamo che lunedì dopo film è abbastanza non impellente, perché diciamo l'importante è che per la sera ho finito, e quindi questo. Poi il lunedì abbiamo detto, martedì invece si va, perché ci abbiamo anche cose, tra cui il collegamento a presenza, non ho ben capito, di un ex ministro, e quindi facciamo così, quindi questo, martedì, ok, abbiamo detto, Bassano, dove sei? 17 sempre, ah ok, sempre lì, perfetto, quindi questo. Poi abbiamo mercoledì, sono a casa di nuovo, dice sta sempre a casa questo, sì, ma c'ho anche 50 ore, però per il momento sono 57, poi in realtà il mio capo ufficio dovrebbe autorizzarmi un po' di sconti, e quindi dico 50. Però insomma, ecco, 50 ore ancora da recuperare, e aprile, eccolo, per cui questo. E l'altra cosa, e poi niente, poi dopo giovedì e venerdì sono regolarmente al lavoro, insomma venerdì prossimo finiremo anche presto, e il contrario, finiremo anche tardi, inizieremo tardi e buonasera, inizieremo presto e finiremo tardi, perché sicuramente vedrete l'orario rove venerdì prossimo, e prima di entrare, tanto è prestissimo, cioè nel senso mancano 10 minuti mi pare, anche qualcosa di più, e l'altra cosa è invece sabato prossimo, quindi non questo sabato prossimo, invece si va in giro, quindi ci si alza prestissimo, però insomma, ecco, ci andiamo a vedere Bassano, che è spaventoso, perché questo è il treno che si intravede che va a Bassano, e andiamo a Bassano, cioè nel senso, io praticamente per andare a Bassano basta che prendo il treno per tornare a casa, e per cui insomma questo è quanto. Vabbè, però insomma c'è una mostra o qualcosa, insomma una cosa un po' particolare, insomma. Va bene, noi ci salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!